La Cina ha un problema con le case. Nello stato che è il più popoloso al mondo e che è stato il più popoloso al mondo fin dall'antichità, ne abbiamo parlato già in diversi video, uno ve lo lascio qui sopra, gli altri sotto in descrizione, c'è un problema con le case. E il problema è che il problema non è quello che ci aspettiamo. Infatti non è che ce ne sono poche, ma ce ne sono fin troppe. Troppe al punto che se prendessimo tutti gli abitanti della Spagna, non della Slovenia o dell'Austria, e dessimo a ciascuno di essi una delle case che attualmente sono disabitate in Cina, ce ne avanzerebbero pure una qualche milionata. Infatti, alcune stime recenti hanno stimato, appunto, che in Cina vi siano all'incirca 50 milioni di case disabitate. Altre ricerche sono arrivate addirittura a 64 milioni. In alcuni casi, ad essere completamente disabitate o quasi completamente disabitate, sono delle città intere. Le motivazioni che stanno alla base di questa disabitazione delle abitazioni sono diverse e le approfondiremo in un video che uscirà nelle prossime settimane. Ve lo lascerò anche questo qui sopra, in fondo al video e anche in descrizione quando uscirà. Per oggi, invece, ci concentriamo su una di queste città quasi completamente disabitate. La città che andremo a analizzare è Ordos ed è la città che abbiamo scelto come seconda città della serie dedicata ai luoghi estremi, serie che ritorna adesso dopo mesi e mesi dal primo video che invece avevamo dedicato alla città murata di Kowloon, che ancora una volta vi lascio qui sopra. Sigla e iniziamo. Questa è Roma, una Roma vuota e silenziosa come abbiamo imparato a conoscerla nel corso del 2020. Questa invece è Ordos, altrettanto vuota e altrettanto silenziosa, come però è sempre stata. Ci troviamo nell'estremo nord della Cina, al confine con Russia e Mongolia, in una regione chiamata per l'appunto Mongolia Interna. È una regione enorme, occupa circa il 12% della superficie cinese, ma ospita solamente 24 milioni di persone, il 2% più o meno della popolazione cinese, che milione più, milione meno, è più o meno la stessa popolazione che risiede a Shanghai. A partire dagli anni 2000, il governo cinese ha tuttavia deciso di investirci molte risorse, con lo scopo di sfruttare le enormi riserve di carbone che si trovano all'interno della Mongolia interna, che rappresentano all'incirca un sesto delle riserve di carbone di tutta la Cina. Anzi, è proprio grazie alle concessioni fatte a società private che il governo è riuscito a ottenere un'enorme quantità di fondi che ha poi reinvestito, per un ammontare che si stima essere pari a 161 miliardi di dollari, nella ricostruzione di Ordos. Infatti, poco lontano da dove sorge la nuova Ordos, che gli abitanti del posto chiamano più appropriatamente distretto di Kanbashi, sorgeva la vecchia Ordos, una città che aveva però un sacco di problemi strutturali, specie di natura idrica, che hanno portato il governo a scegliere di ricostruire un nuovo distretto moderno nelle vicinanze piuttosto che ristrutturare la città vecchia. Nei piani iniziali, definiti appunto all'inizio degli anni 2000, la nuova città avrebbe dovuto ospitare all'incirca 1 milione di abitanti, cioè più o meno gli abitanti di Torino o di Napoli. Tuttavia, questo piano fu poi ridimensionato fino a un definitivo 300.000 abitanti, quindi la nuova Ordos, secondo i piani ridefiniti, avrebbe dovuto ospitare 300.000 abitanti. Tuttavia, 10 anni dopo, un reportage di Al Jazeera, che è stato poi ripreso da tantissime altre emittenti in giro per il mondo, ha mostrato una realtà completamente diversa. La città, che doveva essere intesa per ospitare 300.000 persone, si presentava quasi del tutto disabitata e ottenne la nomea per la prima volta di città fantasma. A quel tempo si stima che gli abitanti di Ordos fossero non più di 30.000. 30.000 abitanti in una città costruita per ospitarne 300.000. Questo significa che c'erano grattacieli altissime, piazze enormi, strade larghissime, tutte al servizio di una popolazione che era la metà di quella di Pordenone.
Per darvi un'idea di quanto desolante potesse essere vivere in 30.000 persone in una città progettata per 300.000, proviamo a fare questo esempio. Immaginate di essere voi uno di questi 30.000 abitanti e immaginatevi di abitare in un grattacielo costruito appositamente per voi, un grattacielo, facciamo caso, di 20 piani con 5 appartamenti per piano, 100 appartamenti in tutto. Ecco, in questo grattacielo ci sareste stati solamente voi e altre 9 famiglie, disponendo quindi più o meno di 2 piani a testa completamente a vostra disposizione. Oppure immaginatevi di percorrere quelle strade enormi che sono state create appositamente per contenere un flusso di auto incredibile e invece trovarvi a percorrerle sostanzialmente da soli, solamente accompagnati da qualche lavoratore sul fianco della strada che magari puliva strade che non avevano bisogno di essere pulite perché non c'era nessuno a sporcarle. Immaginatevi per esempio di poter passare con il semaforo rosso perché tanto non c'era assolutamente alcun pericolo. L'idea iniziale, come la definisce il New York Times, era quella di creare una Dubai nella steppa, una città bella sia da visitare che da vivere, magnifica sia in termini di bellezza che di grandezza. Quello che ne risultò invece, sempre parafrasando il New York Times, fu una Disneyland della Mongolia. La maggior parte delle persone che avrebbero dovuto abitare la città di Ordos sarebbe dovuta provenire dalle campagne circostanti, in un piano che coinvolge più o meno tutte le regioni cinesi, volto a far migrare circa 300 milioni di abitanti dalle campagne alle città. Tant'è che a Ordos, per esempio, era previsto anche un comitato di accoglienza che aiutasse i cittadini a cambiare il proprio stile di vita, passando da uno stile di vita di campagna a uno stile di vita cittadino. Nelle campagne circostanti a Ordos, ricordiamo siamo nella Mongolia interna, buona parte degli abitanti era di etnia mongola e per questo motivo la città venne progettata in modo tale da avere forti e palesi richiami che esaltassero la cultura mongola. La città è disseminata per esempio di statue di cavalli che sono l'animale simbolo della Mongolia e tra l'altro la statua simbolo di Ordos rappresenta due cavalli enormi rampanti che si fronteggiano. Il teatro invece per esempio rappresenta vagamente una yurta che è una di quelle abitazioni tipiche delle popolazioni nomadi mongole e lungo le strade per esempio non è raro trovare dei lampioni che sono decorati con archi e frecce. Il resto è un concentrato di modernità ed avanguardia, c'è per esempio un aeroporto nuovo di zecca, uno stadio che può ospitare fino a 35.000 persone, più di quelle che abitavano Ordos nel 2010, c'è un centro commerciale di 5 piani e il museo e la biblioteca della città sono stupendi sia di giorno grazie alla loro architettura, sia di notte grazie agli stupendi giochi di luce che vengono fatti nelle loro facciate. Inoltre nel centro della città è presente una fontana enorme che ricorda molto quelle di Dubai appunto, che generalmente dovrebbe intrattenere migliaia di persone come in una città normalmente popolata e visitata, mentre a Ordos intrattiene giusto qualche decina di abitanti. E poi c'è il progetto Ordos 100, un progetto ambizioso che ha coinvolto 100 fra i migliori architetti provenienti da tutto il mondo, ai quali fu affidato il compito di progettare 100 diverse ville di 2 o 3 piani con piscina, dépendance e cantina, da far poi costruire in una zona periferica della città. Gli architetti fecero il loro lavoro, ma i lavori si fermarono dopo la costruzione di circa 5 unità abitative, lasciate sostanzialmente a metà. Lavori che vennero lasciati a metà non solo in questo caso, ma più o meno in tutta la città, ed emblematico è per esempio il parco divertimenti, dove ora si può entrare senza disturbo e visitare una montagna russa costruita a metà. Eppure da quel 2010 che portò tanta notorietà ad Ordos come città fantasma, molte cose sembrano essere cambiate e stanno cambiando nello stesso modo in cui sono cambiate in tante altre città cinesi che inizialmente vennero definite come città fantasma, ma che adesso sono centri culturali molto vivi e sembra che Ordos stia facendo lo stesso percorso. Lo spostamento del governo locale ad Ordos, il taglio di alcune linee di mezzi pubblici che collegavano Ordos con la periferia e l'apertura di una sede staccata dell'Università Normale di Pechino proprio ad Ordos hanno fatto sì che molti abitanti iniziassero a popolare la città,
portando la popolazione dai 30.000 abitanti del 2010 ai circa 100-150.000 attuali. Sono ancora molto pochi se comparati con i piani iniziali, ma sono molti di più rispetto a quelli del 2010, sintomo che la città di Ordos si sta piano piano scrollando il titolo di città fantasma e si sta avviando a diventare un'altra, l'ennesima metropoli cinese. L'ennesima città che da vuoto contenitore diventa un centro culturale vivo e interessante per tutto il mondo. Per sapere come mai tuttavia la Cina abbia questa tendenza a costruire delle città vuote nella speranza che prima o poi qualcuno vada a riempirle, vi lascio al video che dovrà uscire fra qualche settimana e che vi linkerò sotto in descrizione o qui in questo posto. Nel frattempo potete approfondire il tema della popolazione cinese in questo video o guardarvi l'altro video dedicato ai luoghi estremi che riguarda la città murata di Kowloon. Per questa settimana abbiamo finito, ma prima di lasciarci inoltre vi invito a rispondere a questa domanda sempre nei commenti per ottenere 20 punti bonus ai nostri giochi a quiz. Come si chiama l'abitazione tipica utilizzata dalle popolazioni nomadi della Mongolia?